delle prime due edizioni i momenti più emozionanti, i momenti che mi hanno coinvolta anche emotivamente sono stati sicuramente le fasi in cui gli imprenditori si sono raccontati. Perché tutte le volte che un imprenditore racconta a se stesso e alla sua azienda c'è una carica emotiva dietro e una passione, un amore per quello che si fa che ti coinvolge, ti colpisce. Anche in questo caso mi aspetto dal momento di incontro con gli imprenditori il momento più emozionante di tutto il programma. In Italia la presenza femminile alla guida delle imprese non è un problema che riguarda soltanto la nuova imprenditoria, ma forse è un problema che è un pochettino più diffuso, no? In tutto il mondo imprenditoriale. E effettivamente la presenza femminile nei ruoli di vertice delle aziende, siano esse aziende mature, siano aziende nuove, è ancora abbastanza limitata. Io credo che oggi manchino ancora un po' di sostegni e di supporti per facilitare l'accesso all'attività imprenditoriale del mondo femminile. Qualche tutela in più, qualche strumento di protezione e qualche strumento di conciliazione della vita lavorativa con la vita personale sicuramente faciliterebbe l'accesso all'attività imprenditoriale da parte delle donne. Tre consigli che darei a una giovane donna che vuole fare impresa: prima di tutto credere in se stessi e nelle proprie capacità, farsi delle buone domande senza pensare di avere tutte le risposte pronte e cercare delle buone partnership. Bisogna saper lavorare in squadra e lavorare con gli altri, quindi il team, i partner sono un fattore importante. Questo vale per tutti, ma credo che valga ancora un po' di più per le donne.